Bene ragazzi, siamo arrivati alla decima puntata questa volta. Allora, che è successo? Abbiamo scoperto come hanno taroccato i dati che vengono utilizzati per che tira Alias con la divinità del paese di Kangai. Abbiamo scoperto che usano un telecomando radiocomandato, un telecomando comandato, perché comanda in questo caso i dati e fa uscire sempre il numero che vogliono. E adesso stiamo andando ad accusare, come vedete scritto nella descrizione, ad accusare Tartuffo per aver truccato i dati in questo caso. Ora, finito questo breve riepilogo velocemente. Ricordo sempre che la sera sono in live, quindi vi aspetto la sera. E ricordatevi che qua sopra, poi metterò l'episodio precedente a questo qua. Alla fine metterò quando lo farò il nuovo episodio. Intanto, questo, ci abbiamo preso da poco la abilità di veloce crescita. E io mi ricordavo questo punto, che siamo fuori dalla foresta dei Nir, qualcosa del genere. Ecco questo qua. Vediamo intanto qua dove ci porta sta cosa qua. Ero curioso di vedere, ne avevo trovato un altro punto, però mo preciso non mi ricordo dov'è, poi casomai ci arriverò, vi farò vedere. Ma di qua non so che cosa c'è, facciamo questo piccolo combattimentuccio. Di livello 11 sono facilissimi questi qua, non ci daranno proprio problemi. Questi qua sono disgraziati, scappano sempre. Vieni, dai, beccati questi. Guarda, io a quello mi devo dedicare. E questo qua è disgraziato. Dai. Via. Ecco. Devo cominciare a prendere mano a utilizzare pure la pistola di attacco a distanza, che non mi scordo sempre di utilizzarle. Vittoria facile facile, quindi. Benissimo, perché ci siamo. Allora, non so preciso che c'è da questo punto. C'è una strana caverna là. Non c'entra niente forse con la storia, probabilmente sarà un luogo extra. Ma andiamo a vederlo, ci devono chiedere velocemente se penso che possa essere qualcosa di difficile. In questo caso non lo so, la lascio stare per questa volta e vado direttamente avanti con la storia. Ero giusto curioso di vedere dove mi portava questa strada. Andiamoci, ma ci siamo. Poi andiamo direttamente da Tartuffo ed accusarlo di questi fatti dei dati. Prendiamo questi qua. Questo qua, che è un Dorado, si va proprio qualcosina di utile. Sempre prima o poi ci serviranno queste cose che prendiamo. Non so come, ma ci serviranno. Allora, questa caverna Silvana. Silvana, buon nome. Che caso ci sarà? Roba strana, ci sono cose strane qua. Questi qua sembrano strane, sti cosi qua. Perché stanno fermi qua? Oh, si posso parlare, capo? Questo? Vuole questo? E questo qua chi è? I ratoni di questa caverna sono molto tranquilli, non mostrano mai ostilità verso gli esseri umani. Sì, questo l'avevo detto poco fa. Ah sì, quindi mi fai andare avanti? No, non mi fai andare, uomo gentile. No, niente, non c'è granché da fare. Questo qua sicuramente sarà una cosa che dovrò fare dopo. Quindi, direi che possiamo andarci tranquillamente da Tartuffo. Prendiamo la mappa qua, vai qua. Kangai, piazza del cerimoniale. Sì, andiamo subito, dai, non perdiamo troppo tempo. Ero giusto curioso di vedere che c'era qua, così. Poi prima o poi scoprirò, cercherò di ricordare dove è l'altra zona dove sono i funghetti, andrò a dare un'occhiata pure là. Allora, siamo del grande Alias, ecco qua, quelli sono i dati che lancio. Con il telecomando che abbiamo trovato nell'episodio precedente, controlli i dati. Ora, noi andiamo dal grande Tartuffo, dall'onorevole Tartuffo, come lo chiamano loro. Vediamo che c'ha da dirci di sua discolpa. Eccolo qua. Cioè, però, di nuovo che ci penso, lui è un cagnolone. Qua sono tutti cagnoloni, ora che ci faccio caso, infatti. Questa qua è guerra assicurata, raga, questa è guerra assicurata.
Vediamo se c'è un filmato. No. Vedete che siete tornate. E dite, avete trovato nulla di strano nel sommo alias? Durante ora quanto tu fuori avete ingannato non solo le venerabili virre, ma anche tutti gli abitanti del vostro paese. Oh, povero me. Tra secolo. Ok, a sentirmi rivolgere tali accuse prive di fondamento. O forse le vostre indagini hanno portato alla scoperta di oscuri segreti nei meandri del sommo alias. Quindi Zis è dichiarato innocente. No, ma è naturale, che domande. Posso girarne sul suo male se di non aver truffato chi sia. In tal caso perché non lasciamo che sia un processo a decidere? Mi risulta che il suo male sia a emettere i verdetti. Oh, molto interessante. Ah, ho capito, usano il telecomando a loro favore. Ok, che fanno? Ma il suo male si viene interrogato su ogni questione di rilevo. Questo è vero, tasse, diritti e crimini. Avete avuto un'ottima idea, faremo chiarezza e rimettendoci al giudizio del sommo Alias, qua ti voglio, mo. Ma se perderete sarete giudicati e condannati per il grave reato di oltraggio alla mia persona. Ti faccio vedere. Siete d'accordo, davvero? Certo. E allora che inizi le preparativi per il processo. Quando sarà il momento, presentatevi alla piazza del cerimoniale. Ok, andiamo a starci tutto. Potremmo avere un attimo di tregua qua. Se vogliamo possiamo andare direttamente. Ah no. Qui c'è un filmatino, lo faccio guardare. No, bene, si inizia. È tutto nelle tue mani, Lord. Conto su di te. Non preoccuparti, farò tutto il necessario. Vediamo. Chiaramente Roland sapeva già di queste cose perché nel suo mondo, in questo caso, i telecomandi sono all'ordine del giorno, non si usa la magia per riutilizzarli. Però non capisco come sia stato possibile il fatto che si usa questa tecnologia in questo mondo. Ci deve essere qualcun altro, secondo me, oltre a Roland che è venuto qua e ha fatto questo. Infatti, questo qua è un ministro, non sembra un cagnolone. Ed è sospetto questo qua, è molto sospetto. Insomma, Alias ha terminato i preparativi per il processo. Inizieremo a breve, se vuoi, per voi va bene. Con buona probabilità ci sarà un combattimento. Spero di non essere troppo debole per questo combattimento, ma allora seguitemi. Beh, vediamo, vediamo. Lo scopriremo. Se c'è il filmato, se parlano, vi lascio la schermata, il schermo intero. Intanto ve la lascio, però, dai. Dichiara aperto il processo al grande oracolo Tartruffo. Oggi sarò io a presidiare in considerazione delle eccezionali circostanze che vedo il grande oracolo nelle vesti di imputato. Sta iniziando il processo. Il grande oracolo è sotto giudizio. Cosa sarà accaduto? Come mai quegli abiti? Abiti da avvocato. Vabbè, ritorniamo alla schermata normale. Se vedete che parlo, se vi piace di più. Come mai quegli abiti? Perché questo è un processo. Cioè, giustamente da avvocato se vestite. Dichiaro al cospetto il grande sommario se il reato di cui il grande oracolo Tartuffo è accusato. Si tratta del reato di truffa. Già il nome Tartruffo. Bene, la parola va ora al querelante. Ho le prove che gli oracoli di questo paese, a cominciare dal grande oracolo, hanno la consuetudine di barare al gioco. Nei dati degli oracoli vi è infatti un meccanismo che permette di controllare con estrema precisione i risultati di un tiro. È vero, alcune belle marce hanno causato problemi in passato, ma da qui a sostenere che il malcostume regni nel paese intero, posso assicurarvi la mia totale estraneità a tali fatti e pertanto vi pregherei di evitare qualunque accusa infondata. Giudicheremo se sia o meno infondato per aver visto le prove. Hai presentato l'indicazione per i dati come prova. Ci è rimasto un po' sorpreso, ci è rimasto. Ma quello è. Credo abbiate già visto questo foglio, Grande Oracolo Tartruffo, giusto? Come potete vedere, sono indicazioni per la creazione di dati truccati che voi stessi avete firmato. E che hai da dire? Avete qualcosa da dichiarare in merito, Grande Oracolo? No, sono soltanto un po' confuso perché non ricordo di aver mai visto nulla del genere. Non credevo sareste arrivato a falsificare delle prove. Quel documento è un falso che costoro hanno realizzato. Potremmo domandare al sommo Alias se la prova presentata sia autentica o meno. Che ne dite? E va bene. Previo consenso da ambo le parti di deliberare di porre il quesito al sommo Alias. Numero pare
La prova è contraffatta. Numero dispari è autentica. Beh, ci siamo. Come fa uno a dire con i dati se è vero o falso? Ma per favore, è il momento di... Ho letto, ho mancato a leggerlo. Mannaggia. Ho premuto X troppo presto. Ma non so chi attiverà il meccanismo. Ma mo vediamo, vediamo. Aspetta, lo lascio vedere a schermo intero. Ma lo sta attivando in questo momento, eccolo qua. È dispari. È pari! Numero pari. Ma c'è cosa? Ma ci penso io. Ah, a casa! Ah, cavolo! Cosa? Sono tutto sorpreso, è molto strano. E vogliamo un'altra accusa. Cioè, non mi aspettavo che facevano tutto sto giro, cioè, in qualche modo dovevano farlo capire che come imbrogliava. L'unica cosa era fare questa cosa così. Che cos'è, ministro? Con questo comando a distanza è possibile controllare i tiri di dati effettuati dal sommo alias. Siamo riusciti a procurarci un oggetto identico in una fabbrica di dati truccati. Il grande record da tuffo sotto questo trucco per alzare la testa e togliere la foresta al venerabile Nir. Nobile Tartruffo? Che significa questo? Truffatore! Osi ancora chiamarti Grande Oracolo. Ti conviene dire qualcosa. Ah, sapevo io che succedeva qualcosa. Lo sapevo. Mi sta arrabbiando. Desideravo solo la prosperità di Kanga. Facendo perdere soldi a tutti quanti. Ho fatto tutto per rendere Kanga il paese più ricco al mondo. Veramente si stava impoverendo. Comunque, se lo dici tu, ecco, il popolo si sta indebolendo. Che sta dicendo questo qua? A questo punto non resta che aspettare. C'è qualcosa di brutto in mente che non lo so. Aspettaci un film. Che succede? Che cos'è questo coso qua? Fulco, il numero tutelare. Perché? Chi è questo qua? Che cavolo sta facendo? Sta prendendo il legame con il nome tutelare. L'ha spezzata a lui. E mo vediamo che fa. Se l'è preso proprio lui, se l'è... Aspetta. Il legame con il nome tutelare si è preso. Aia. La vedo brutta, ragazzi. La vedo bruttissima. La vedo molto brutta sta cosa qua. Ma non so se... Se un altro lo fa ancora, c'è il filmato ancora, forse. Vediamo. Fulgon, il nome delle squame incandescenti. Il nome delle squame incandescenti. Che cosa è successo? Sono dentro uno spazio creato da Fulgon. Questo passo si avvolge tutto il paese. Cosa? Ma allora dobbiamo intervenire? No, stiamo con le mani in mano. È nato fuori dai testi, senza più il vincolo del Derek. Non ne resta che farlo tornare in sede a capocciate. Insomma, ammazzate. Qui si tratta di placare un nome distruttore. Non sarà una passeggiata. Quando un numero totale va fuori da testa non riesce più a controllare il suo potere. Ma qua mi diceva Ale che qua trovava veramente il suo primo boss, diciamo, il primo quello boss con i contro.
Vediamo, sto potendo andare pesce fuori di certe parti del corpo ben precise. E quindi devi trovare colpi proprio su questi punti. Non ti ho capito bene, ma quindi devo trovare sui punti deboli da qualche parte del corpo. Il patto c'è stretto con me, ti farà comodo. Così poi li potrà. Così li potrà. Poi li trova al volo. Ok, no, ho capito. Allora, punti deboli dei numi tutelari. Azzo, dei numi tutelari, ragazzi. Non sarà il primo nume tutelare che affronteremo questo qua. Quando un nume tutelare si trasforma in nume distruttore, non riesce più a controllare la sua forza. Questa forza esce fuori da alcune parti del suo corpo. Queste parti sono numerate e diventano dei punti deboli. Se colpite ricevono maggiore danno. Mira i punti luminosi. Fine. Ok. Vediamo un po'. Livello 24. È tosto. È tosto. È pochino. Che sta succedendo? Vai. Qua arrivano le palle di fuoco. I geoffi tutelari sono delle creature speciali che hanno assorbito la forza dei numi tutelari. Per questo motivo possono essere molto utili contro di loro. Sono nati da oggetti che contengono la forza dei numi tutelari, quindi potrei trovarli distruggendo questi oggetti. Trovare il più possibile per farti aiutare in battaglia. Quando ne hai abbastanza per raggiungerti odore, entra nel cerchio di per profittare del loro aiuto. Ok. Ma questo è un geoffo tutelare, roba rara, sta stanno solo dall'altra dimensione. Quindi qua distruggendo questi cosi dovremmo trovare. Intanto utilizziamo questo qua, i ciuffi. Non ho letto che ha detto coso. Voi ragazzi siete fate utili in qualche modo? Adesso no, ancora no. Vabbè, intanto attacco qua la luce illuminosa. Aia, aia, forte. Brucia, brucia. Ok, vai. Si è fatto il coso sul tuo nome. Che sta succedendo adesso? Intanto i ciuffi attaccano, bravi ragazzi. Ancora no. Eccolo qua. No. No, ok, distruggiamo queste cose qua, va. Qui si accumulano i cioffi. Aia! Vabbè, io mi sto concentrando più a fare le cose dei cioffi e no a guardare il boss. Vediamo, concentriamoci a lui. Eccolo là, là. Attacchiamo sto coso, va. Schiva, schiva! Mannaggia! Non mi fa fare niente ancora, no, me ne manca forse un altro. E forse posso fare la mossa dei tuoi numi tutelari, così ciò si tutelare. Arrivano le petruzze, eccole qua, vai. A posto, vai. No, non ce ne sono più, aspetta, usiamo quei ciuffi là, vai. Dai, che vuoi fare? Ecco, quello ad attaccare quello. Dai, no, basta. Vai. No, non mi sembra tanto difficile comunque, anche se è grande e grosso è tranquillo. Abbiamo distrutto qualcosa. Utilizziamo i cioffi. Vai ragazzi, fate il vostro lavoro. Ah, là c'è il lume coso illuminato, là, va. Va, attacco forte, così faccio più danno. L'abilità da utilizzare questa qua, vai, ok, posto. Va, facciamo un po' di casino, va. Cioffo, vai, utilizza cioffo. No, non è difficile. Se poi ha un'altra trasformazione non lo so, ma al momento non mi sta dando troppo problema. No, aspettiamo che si illumina qualcosa. Qua non c'è nessun altro. No. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Ehi, che è sta cosa che. Vai, Geoffrey Belli, vai! Alla grande proprio. No, non gli faccio granché. Però vabbè, meglio niente. Ah, eccolo qua, finalmente! Vediamo che fanno un lato. Ah, oh, guarda, la barriera protegge dal fuoco, dalle fiamme, venite, non demove. Non ho capito. Ah, ok. Così non mi prendono. Utilizziamo loro. No, non posso farlo. In questa barriera praticamente non mi, il fuoco, i danni dei fuoco non sono nulli. Una meraviglia proprio. Ti sgrivata. Dai che ci manca poco, dai. Stiamo qua. Che fa? Che sta per fare? Stiamo fermi qua così tanto non mi. Di qua se mi attacca col fuoco non mi fa niente. Annullato tutto. Alla grande proprio.
stiamo tranquilli tra noi. Ecco, guarda, non fa niente, non fa niente. Roba buona è il nome Geoffrey Tutelare. Roba proprio buona. Vabbè, dove attacchiamo? Di qua no. Vabbè, tanto ormai è andato, dai, ormai ci manca poco. Ultimi colpettini, dai ragazzi, dai, ho posto. Siamo pure aumentati di livello, alla grande. Non è stato difficile, non è stato per niente difficile. Diciamo che può essere considerato un vero boss. Aveva ragione Ale, che aveva detto che qua troveremo il primo vero boss al capitolo 3. Sì, siamo al capitolo 3, ragazzi. Lo sapete, siamo ancora al capitolo 3. Alla decima puntata, e siamo ancora al capitolo 3. Non so quanti capitoli ci sono. La cosa mi sta piacendo un casino. Ok, vediamo questa. È la piazza del cerimoniale, vero? Sì. Siamo tornati. Sì, immagino significa che Fulgon si è placato. E ora sistemiamo la faccenda che avevamo lasciato in sospeso. Ma non ha niente da dire, secondo me. Ciò che ho fatto è veramente imperdonabile. Questo era un paese povero un tempo, volevo solo dargli ricchezze, invece senza accorgermi mi sono lasciato sopraffare dalla vilità. Chi era l'uomo che vi ha rubato il vincolo del DH? È arrivato nel mio paese alcuni mesi fa. Mi ha dispensato molti utili consigli, non gli rendo in cambio altro che la carica di ministro. Anche i meccanismi nascosti all'interno dei dati per controllare sono stata una sua idea. Lo sapevo, si vedeva che aveva qualcosa di strano. Ma a quanto pare era solo un barottino nelle sue mani. No. È vero che siamo riusciti a calmare il numero 3, ma sei sicuro di riuscire a farcela senza il vicolo del Dearca? Credo che continuerà a dormire per qualche tempo. Dormire? Purtroppo non ho alcun controllo su di lui senza il mio vincolo, perciò non ho senz'altro a seminare devastazione. Non è molto chiaro cosa cerchi di fare quel tipo, ma di sicuro deve trattarsi di qualcosa di molto grosso. Zitto capo, sei il solito scemo. Si vede che sua figlia. Nobile Tartuffo, vorrei dirti il vostro detto che ci servirà anche a restituire il vincolo del Diarca. Io sono Evan, Petting Whisker Felix. Ho stretto un patto col Diarca del tumulo sotto il sole. Intendo fondare un nuovo paese nella piana di Glinus. Avevo la sensazione che non fosse un ragazzino qualunque, e ora me lo confermi. Io voglio proteggere il nostro mondo, questo per non perdere più nulla di ciò che ritengo prezioso. Pietro, stanne certo. Ho il sospetto che possa cercare di ottenere. Altre vincole. E se così fosse, il mio paese da solo non sarebbe in grado di gestire la situazione. Ho intenzione di restituire la foresta neve, così come tutto ciò che ho ottenuto con l'inganno. Bravo, bravo, Tartuffo. Ti stai facendo perdonare. Puoi andare a riferirlo al venerabile Vir. Grazie, nobile Tartuffo. Arrivato. Farò rinascere Kankai, lo giuro, buona fortuna anche a voi. Va bene, va bene, va bene. Allora, restituzione per... Vai, Daniel, digli che la foresta gli è stata restituita. Nuovo articolo su foglia libro. Questo qua, mettete pausa per leggerlo. E questo qua, mettete pausa per leggerlo. Va a posto. Allora, andiamo da Nirv, non mi ricordo mai. E poi vediamo che c'è da fare. Intanto ci andiamo. Ok, eccoci qua, il venerabile Vir. Grazie, grande cosa avete fatto, promessi avevo, così ora voi potete prendere tutti gli alberi che vi servono. Grazie infinite. Eh sì, noi eravamo qua lì nello scopo iniziale di chiedere della legna. Quindi, facendo tutto questo casino che abbiamo fatto fino adesso, possiamo prendere la legna. Me ne ero completamente scordato. Finalmente potrò iniziare a porre delle vere e proprie basi per la costruzione del nostro regno. Sì, ragazzi, stiamo costruendo ancora. Dobbiamo iniziare a costruire questo regno. Oh, giusto, venerabile Mir. Uno strano uomo ha rubato il vicolo del Drake di Kangai. Sapete per caso qualcosa? Che hai tu detto? Impazzire i nomi tutelari fa una cosa simile. Sì, per fortuna siamo riusciti a calmarla. Per un po' non dovrebbe avere problemi. Certo, semplice non è. Rubare un vicolo del DH. Ma dimmi, forse Maleficio usava
forse il maleficio usava quest'uomo. Sì, era d'oscuro. Sì, era avvolto una specie di aura viola. Vedete, quel maleficio selenio, o l'origine è selenio. Selenio. Un derca cattivo. Il nome tutelare è preso di Calaverna. E poter controllare un simile. Un essere simile l'unico è. Quindi dovrebbe essere il re Amnar. Possessore del vincolo del Derek con quel nome tutto lui è, proprio lui. Quindi basterà andare da lui nel suo paese e riprenderci quel vincolo. Difficile penso che sarà. 2000 anni fa Calaverna distrutta è stata insieme al continente Naxcano. Quindi stiamo parlando del suo regno di un paese che non esiste più da 2000 anni. Oh mamma, ma allora deve essere un mostro. Se a rompere vincoli di Derek altrui uno come lui comincia, anche il ritorno di Selenio potrebbe star tramando. Non è lui sicuramente il boss, è solo una facciata. Secondo me ci sarà un casino di più sotto. E se succederà, quel maleficio al nostro mondo sfagocitato sarà. E guai grossi per tutti arriveranno. In effetti anche Tartruffo ci ha detto che è molto probabile che altri paesi vengano presi di mira. Oh, me guarda, che vuoi? Non possiamo lasciare Amber libero di agire, soprattutto se progetta il ritorno di un essere così pericoloso. Ragioni in più per affrettarci e creare un paese che faccia da centro nevralgico per tutta l'impresa. Ottimo, allora io direi di andare. Sì, andiamo a crearci il nostro paese. Oh bene, e io con voi vorrei venire, visto che quello per me voi avete fatto, quello che per me, che in che senso viene con noi lui? Dite sul serio? Sì, e che gli altri siano. E che gli altri siano già là, io credo. Ma sta parlando di chi? Infatti era sorpreso anche Evan di questa cosa. Fermatino? Vediamo. Ah, si comincia a creare la nostra, il nostro regno, ragazzi. E quando sono arrivate con tutte queste persone? Bellissima, la canzoncina di sottofondo è stupenda. Fa venire la pelle d'oca, ragazzi, vi giuro. E quando sono arrivate tutte queste persone? Vedo pirati dei cieli, silvani e anche gente di Kathmandu. Tutta gente che vuole venire ad abitare qui. Ragazzi, sicuramente sì, dal prossimo episodio, secondo me, cominceremo veramente a costruire il nostro regno. Sì, tutto molto bello, ma c'è stata un'impennata paurosa della popolazione, infatti. Più stiamo meglio, io credo. E poi un po' la voce in giro io ho sparso, sapete. Furbacione. No, regno di solo sta ever, tutti trovano rifugio, così io ho detto. Per avermi ridato la foresta, io volevo ringraziarti. Questo è il mio regalo per te. Generoso da parte tua. Un piacere per me è stato, però ministro dell'economia del tuo regno vorrei che tu mi nominassi. Ah pure! Ma qualcuno più esperto di me, infatti, di denaro io non credo esista. Vabbè, sì, dai. Di certo mi ha dato più una sicurezza in più. Va bene. Quindi se Nere sarà ministro dell'economia vuol dire che Zoro diventerà quello della difesa. Perfetto, sono l'uomo giusto da quando si parla di combattere. Seguendo questa logica, io credo che sono stato presidente del paese, dovrei assistere il re. A un nuovo sovrano serve qualcuno che lo sostenga. E ci stiamo facendo i ruoli, ragazzi, sta diventando bellissima questa cosa. C'ho la pelle d'oca, vi giuro, c'ho la pelle d'oca. E mi lacrimano un pochino gli occhi perché ne vendo bellissimo. Roland, tu sarai il mio gran consigliere. Hai decisamente più esperienza di me nella guida di un paese. Oh, e così sono un libro aperto. Il problema è che io. Un re ha il potere di scegliere i suoi ministri. O sbaglio? Va bene, Evan, hai vinto. Sarò il gran consigliere agli ordini diretti di sua maestà. Quando il re comanda, i suoi subito obbediscono, no? Grazie, Roland. Conto su di te. Bene, comunque, Evan, sei diventato più carismatico. Chissà, non so ancora se sarei in grado di regnare, ma voglio affrontare questa sfida a testa alta. Sento che devo volerlo fare per bene di tutti quanti e anche per me stesso. Oh, testa che c'ho, che c'ho. Mi sono scordato una cosa importantissima. Ah, che testa che c'ho.
Stamma a sentire, stai per creare un paese, quindi dovrei pure dare un bel nome potente. Quello ho già pensato. Estabania, Eostora, Eostaria. Io non l'ho capito, non ho letto bene bene, però ho capito Eosteria, però. Eostaria. Il re ha deciso, io non dico niente. Bel nome, mi piace! Posso chiederti da dove viene? Sì, dacci una bella motivazione. Dacci una bella motivazione, ma daccela. È il nome di un'antica ricorrenza che segnava la rinascita della natura intera. È una festa gioiosa. Ah, ho capito il significato di rinascita. Beh, ora il nome è deciso, perché non lo chiamiamo, non lo diciamo a tutti quanti? Io pensavo che dovevo farlo io il nome, scriverlo io il nome. Andiamo, dai. Mi aspettavo che mo mi usciva una schermata con le lettere da inserire, no, ma già stavo pensando a che nome mettere. Aspettate, fermatevi. Okuono Evan Samaga, Minani Okotoba Okagerinaru, Scato Mimiliseo. Vediamo che dice. Minna, Kono Atarashii Kuni ni wa donna konnan ga matte iru ka wakaranai. Demo boku wa tsukuritai nda. Minna ga warai airu yutaka de 美しくて、そして平和な国を。エヴァ、みんな、この僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。 che casino! Rilassate un po'. Bravo il nostro re. Niente male davvero, niente male, bravo. Nemmeno uno come me avrebbe saputo fare un discorso migliore. Questo è l'inizio del nostro nuovo regno, vero? Ti seguirò ovunque ti porterà la tua strada. Grazie a tutti. Figurati. Oh, vabbè, lascio la schermata, qua siamo alla fine del capitolo 3. 彼らの国づくりは着々と進行していった。こうしてエスタバニアは国としての一歩を踏み出すのであった。アルフィニーの望んだみんなが笑い合える。Sì, ma sono scordato il desiderio di Almena, comunque devo andarlo a riguardare. Ma penso che costruire un nuovo regno bello. Ah, il coso, il sogno. Ah, ogni fine capitolo c'è sempre questo ragazzo. Sa chi è? Cos'è quel muso lungo? Non si direbbe che tu abbia cominciato a costruire il tuo nuovo regno. Sarebbe bello, ma non so. ミノ国を滅ぼすほどに大きな力を持った邪神の復活、本当に僕に止められるのかな。そうだね、君だけでは無理だ。でも君はもう一人じゃない。僕は一人じゃない、仲間ができたんだ。そうだよエヴァン、その仲間と一緒に君の前に現れた道を 一歩ずつ進んでいくんだ。トランクウィルはやっぱり、チペンセレモノ。できることからやってみるよ。頼もしくなってきたね。なんぞきえ、じゃ、で、だ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 
Vabbè, salviamo qua un nuovo regno. Ecco qua, quindi abbiamo preso questa. Questo confermo. Confermo che qua è la fine del capitolo 3. Salviamo, da. Ok.
Abbiamo salvato Eostaria. Non so se si pronuncia bene. Non facciamoci caso a questi dettagli. Però è carino, è molto carino, molto carino. Guarda qua il nostro regno, guarda qua. Eostaria sembra sempre di più un vero e proprio regno. Sì. Eva, ne è arrivato il momento di discutere in termini concreti dell'amministrazione di questo regno. Eh sì, oh, prima erano solo cose dette così, velocemente. Ho capito, erano gli altri. Ok, e siamo arrivati al nostro capitolo 4, sul trattato di Aldavan. La costruzione del castello è terminata senza ostacoli. Penso sia arrivato il momento di amministrare il regno come si deve. In altre parole, dobbiamo creare le strutture necessarie e usare i talenti dei nostri sud per rendere il paese un luogo prospero. Così com'è, ora non è molto diverso da una vita spensierata che faceva nella Val Serpentino. Ho registrato ufficialmente come talento tutti i grandi esperti che ci hanno aiutato fino ad ora. È una tappa fondamentale per dare la giusta direzione al regno. Evan sta a te la decisione finale su come procedere. Alla fine si tratta di assegnare ad ognuno un lavoro adatto alle sue competenze, giusto? Sì, direi che hai capito. Il modo migliore per imparare è la pratica, in ogni caso. Evan, quando vuoi procedere con lo sviluppo del regno, siedi sul trono e impartisci i tuoi ordini. Allora, il nostro regno è la storia. Siete sul trono e registratore. Nuovi dettagli sul foglialibro, questo qua. Ricordate, pausa e poi leggete. Io me lo leggo dopo. Non vi preoccupate, non me le leggo. Allora, ragazzi, dai, facciamo. Se si può fare. Non lo so. No, vi lascio in sospeso per la prossima volta. Sono molto tentato a farlo adesso, ma no. Se no dopo, non so quanto potrebbe durare la cosa, quindi mi fermo qua per quest'oggi. Perché già è durato abbastanza l'episodio. Dai ragazzi, finiamo qua il nostro decimo episodio. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto. A me ci sta piacendo un casino, ma ancora che stiamo andando avanti, ancora di più mi sta piacendo. Ma voglio... Non lo so se registro già adesso, se continuo, però mi sta piacendo un casino questa cosa. Mi sta piacendo un casino. Ok, va. Basta per oggi, cioè per questo video. Comunque ci vediamo sempre la sera nelle live. Chiaramente se sempre sarà possibile. E comunque il giorno dopo, se sempre alle 3, il nuovo video di Ninokuri 2. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!